Allora, il 300 è anche il periodo in cui si iniziano a sviluppare le idee di monarchie nazionali. Uno degli stati europei che dapprima è diventata una grande monarchia nazionale, ha capito prima degli altri di essere una nazione, è sicuramente la Francia. Questo ha generato in Francia tanti vantaggi e tanti svantaggi. In Francia c'è un'idea d'appartenenza alla nazione molto importante, c'è un'idea anche di contribuire allo sviluppo della nazione. In Francia c'è uno sciovinismo, esiste oggi uno sciovinismo assurdo. La grandeur francese, cioè sì, una presunzione di considerarsi superiori al resto del mondo perché loro sono francesi. E vedete che è sempre la storia che va a generare possibilità, equivoci e drammi. In Francia c'è uno scontro aperto perché il problema del Papa non era soltanto con l'impero tedesco e non si risolve soltanto con la dieta di Worms che risolve la lotta per le investiture. Il Papa cominciava ad avere problemi con tanti sovrani perché un re, no? Uno per essere re, come diceva Gioacchino Murat, deve comandare. Non si è re per ubbidire, no? Se uno arriva alla carica e al trono di re, non è che fa re perché vuole obbedire agli altri, ma i re dell'epoca si trovavano di fronte all'idea che loro comandavano sul loro popolo, erano sovrani della loro nazione, ma c'era il Papa che per la comunità religiosa, anche francese, contava molto di più del re. E poi il problema non era semplicemente un problema di piccole gelosie e bizze, esistevano anche queste, comando più io, comandi più te, ma era anche un problema economico. I territori a chi pagano le tasse? Alle diocesi o al funzionario regio? Perché due tasse non ce la fanno a pagarle. Il re di Francia, Filippo IV, detto il bello, perché almeno da quadri sembra che fosse molto bello, non esistono foto, sfidò apertamente il Papa perché lui voleva impossessarsi di tutti i tributi. E quindi impone delle tasse al clero. Il clero non pagava le tasse perché il clero prendeva una parte delle tasse e le mandava a Roma. Invece lui se le fa lasciare in Francia. A quel punto il Papa, Bonifacio VIII, apre uno scontro con Filippo IV il Bello, minacciando la scomunica, ma Filippo IV il Bello manda Sciarra Colonna, che era un suo funzionario, ad Anagni, dove il Papa stava risiedendo in quel momento, e gli manda una missiva al Papa in risposta alla minaccia di scomunica, e questa missiva viene accompagnata, sembra, perché poi tutto a volte anche un pochino aumentato dalle biografie storiche, che mentre gli dà la missiva, su suggerimento del re di Francia, gli dà anche uno schiaffo. E questa viene definita l'umiliazione di Anagni. No? Perché c'è questo fatto? Perché c'è un antefatto. La Chiesa, come vi ho sempre detto, è un istituto che sa gestire passaggi politici, passaggi storici. Resasi conto che non poteva portare dalla sua parte, no? Moltissimi cristiani, perché stava diventando più complessa la realtà, e dopo la fine delle crociate gli manca un motivo per dire perché uno è cattolico, cioè manca l'evento, no? Scusate la banalità, ma è come se uno dice: io sono tifoso del Barcellona, però Barcellona non gioca mai, piano piano il tifo finisce, no? Cioè, di cosa si parla della Chiesa? Prima c'erano le crociate, e allora Bonifacio VIII, con un'intuizione, questo avviene prima dello schiaffo, ingegnosa, prevede una nuova possibilità di rimettere i peccati, perché ricordate sempre che un incubo per l'uomo del Medioevo era come rimettere i propri peccati. Prima si potevano rimettere direttamente con le crociate, no? Uno partecipando alla crociata puliva la propria anima. Ora invece viene data una nuova possibilità. Nel 1300
ogni 25 anni, ogni quarto di secolo questo si ripeterà, la Chiesa organizza una grande manifestazione che è il Giubileo. I pellegrini vanno a Roma, quindi non sono più tre i luoghi, Santiago di Compostela, Roma e Gerusalemme, va a Roma, a casa del Papa simbolicamente, e questo viaggio a Roma porta a un'indulgenza collettiva. Il Papa esce e dice: i peccati vanno tutti via perché siete venuti a Roma. Quindi vi immaginate cosa accade a Roma, no? Ha creato l'evento. È come quello che non voglio risultare una volontà di essere offensivo, no? Dice: apro una discoteca, viene una grande attrice e così creo l'evento, tutti vengono lì. Lì non c'è la richiesta delle grandi attrici, ma la richiesta era di rimettere i peccati. Questo ridà forza al papato, e il papato ha fatto questo giubileo anche per mettere in difficoltà il re di Francia. Il re di Francia reagisce al giubileo del 1300 con gli Stati Generali del 1302. Cosa capisce Filippo IV, detto il Bello? Che se lui avvia uno scontro col Papa personalmente, senza avere alle spalle il popolo di Francia, l'aristocrazia francese, il clero francese, lui viene schiacciato da questo scontro. Allora lui dice: creiamo tre assemblee, una per ordine. L'assemblea dei nobili, l'assemblea del clero, l'assemblea del terzo stato. E io gli chiedo a loro di approvare determinate mie decisioni. Quindi il Papa limita, scusate, ho detto una cavolata, il re limita il proprio potere per avere però, oltre a limitarlo, poi una volta che avete votato, poi sono a posto, no? È una tecnica che viene usata, vengono votate delle cose, sembrano sì, facciamo un progetto didattico, poi vediamo eccetera, ma poi l'avete votato, ora si deve fare, ora, cioè poi diventa l'incubo, no? La gabbia dove metterti, e diminuisce la libertà, e quindi questi Stati Generali diventano tre gabbie. Si vota per ordine, state attenti, cioè gli eletti degli aristocratici, della nobiltà, del terzo stato, valgono un voto, ma all'interno di quell'assemblea, è chiaro? Quindi il 95% della popolazione era il terzo stato, il 5% era clero e aristocrazia, ma clero e aristocrazia che andavano spesso d'accordo valevano due. Il terzo stato, che poi non era nemmeno tutto il popolo, era la borghesia, valeva uno. Quindi il re sa a chi appoggiarsi. Questi stati generali danno la possibilità, una sorta di autorizzazione a Filippo IV il Bello per avviare questo scontro col Papa che porterà poi a lo schiaffo da Nanni. E dal 1305 i nuovi papi per un lungo periodo sono tutti francesi. Vuol dire che il clero francese comincia ad avere un ruolo prioritario all'interno anche della Chiesa. Essendo tutti papi francesi, i papi non faranno più l'interesse dei romani, ma faranno l'interesse dei francesi. Tant'è che Clemente V, nel 1309, prende una decisione importante, un papa francese, trasferisce il papato da Roma, guardate, sembra una cosa impossibile, la sede papale non è più Roma, ma è Avignone, no? E tra il 1309 e il 1377 la sede del papato sarà Avignone. Questo cosa vuol dire? Che immediatamente tutti i soldi, anche, non c'è più problema, le tasse le paga al Papa o le paga al re, o le paga al Papa o le paga al re, rimangono in Francia. E i cittadini romani che pagano le tasse vedono finire i loro soldi dove? In Francia. Quindi molti romani si irritano. Ci sono figure come quella di Cola di Rienzo che si scatenerà il popolo contro il papato, poi verrà ucciso. Cioè, quindi si entra in un conflitto tra Francia e Roma. Nel 1377, intanto, scusate, come vive il Papa d'Avignone, no? Io quando me lo spiegò la maestra alle elementari,
e poi mi fecero la domanda, pensavano che volessi prendere in giro, cioè, cosa vuoi fare da grande? Il Papa d'Avignone, no, senza dubbi. Cioè, Papa d'Avignone viveva col miglior cibo, migliori donne, feste continue, cioè una mondanità assurda, no? Cioè, quello che succede in Venezia il sabato sera è roba da moderati rispetto a quello che accadeva nella sede papale. Quindi non era il Papa moderato, austero, grigio, no, era l'inno alla mondanità, l'inno al divertimento. Però i romani cominciano a fare manifestazioni, non vogliono più pagare le tasse, e Gregorio XI nel 1377 decide di far tornare la sede papale a Roma.